Oh, sono molto contento di avere Giuseppe Piccioni al nostro Hot Corner. Come stai, Piccioni? Bene? Sto bene, Venezia sto bene, mi piace. Ma lo sai che l'altro giorno stavo preparando questa intervista, perché i giornalisti ogni tanto preparano anche le interviste, e ho scoperto che sono 20 anni da luce dei miei occhi, nel 2001. È vero. 20 anni precisi. Quindi cioè, in realtà bisogna fare la celebrazione del ventennale. Primo film italiano prodotto e distribuito da Rai Cinema 01. Infatti c'è un'occasione a Bari, dove vado a fine settembre. Ah sì, a fine settembre, certo. E dove danno luce. Per celebrare il ventennale, che era un grande film, che rimane un grande film. Io l'ho visto l'anno scorso e devo dire che è invecchiato benissimo. Non lo dico perché sei qua tu, però non ti offendi se dico che non è invecchiato. Io come me, insomma. Esatto, è invecchiato magnificamente, benissimo. Magnificamente. Allora, Giuseppe, in realtà tu sei qui però per presentare un altro progetto, questa volta la mostra Orizzonti, che è una cosa molto particolare. Non abbiamo parlato prima con Filippo Timi, non si può dire che è un corto, no? Cos'è esattamente Preghiera della Sera? Cos'è? Cosa può essere? Perché non è un corto, cioè, tecnicamente no, possiamo definirlo come un racconto, è un racconto nella forma di un diario. Di un diario. Un raccorto possiamo chiamarlo. Un raccorto. Sì. Raccorto. Ti piace il raccorto? Racconto mi piace tanto. dove è un diario di questa esperienza, che è stata un'esperienza particolare perché non solo è stato interessante fare lo spettacolo, ma ci ha toccati e ha attraversato tutto il nostro agire questo. Esatto. Questo fatto di averlo fatto in un momento in cui ci sembrava quasi l'anno scorso, no? Tra le due ondate, esatto, della pandemia. Esatto, tra le due ondate del lockdown, infatti. E avevamo l'illusione che le cose sul peggio fosse passato. Esatto. E invece no, invece il peggio non era passato, tant'è vero che nel mezzo delle repliche eravamo a Milano, al Milano al Franco Parenti, di nuovo. Siamo stati interrotti. Tra l'altro con Filippo parlavamo prima, a me ha affascinato molto perché alla fine è sempre la storia di tante fragilità, no? Sì. C'è la scena quella quando Lucia si tuffa, Filippo la guarda, no? Sembrano, o il vento che diventa anche. Sì, è un diario anche fisico, no? Dove c'è questa energia, anche. Che fatto ti ha fatto rivederlo dopo? Di essere imprudenti. Esatto, essere prudenti, la mascherina, il teatro poi come luogo, no? Uno dei luoghi forse più violati poi dal Covid alla fine, come sì, i concerti sì, musicali, molto più del cinema. E però questo strano clima che, in cui noi eravamo tutti immersi e l'occasione anche di cominciare a lavorare finalmente insieme e poi con Lucia e Filippo con cui c'era un aspetto che è entrato nel film, sì, e per cui alla fine il film è. Anche le bacchettate che vi tirate ogni tanto, sì, durante le prove. Il film ci ha sorpresi, lo spettacolo ci ha sorpresi, speriamo di aver restituito questa energia fisica e anche questo desiderio di fare qualcosa che sentivamo che non era il solito spettacolo, no? Non era. Vabbè, mettiamo in scena sta cosa, esatto, speriamo che vada bene, no? Esatto. E il farlo era già promettente, era infatti promettente nelle prime prove che abbiamo nonostante fatto. Nonostante tutto, no? Cioè, sì. È come se ci fosse scritto un grande nonostante tutto. Nonostante tutto c'era, è anche brutto dirlo, no? Per certi aspetti, perché per noi è stata un'esperienza felice, però se consideri. Certo, quello che trauma. C'era stato immediatamente alle spalle, quello che poi è accaduto anche dopo, però devo dire con Lucia, con Filippo si è creata subito dopo, no, perché non ci possiamo più vedere, basta, ci odiate, è chiusa, no, però durante il lavoro e durante le repliche una bellissima energia e credo che lo spettacolo, anche uno spettacolo particolare, perché è un testo in cui noi abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che ci si potesse richiamare, siccome si parla d'amore, non ha a che fare con temi dell'attualità, certo, e tantomeno con la pandemia. Però nonostante questo io non volevo che si potesse anche soltanto evocare la crisi di coppia in un tinello borghese o qualcosa, esatto, del che genere. Si scadeva poi in qualcosa di. E quindi il film e anche lo spettacolo racconta questa specie di dormiveglia eccitante in cui siamo stati immersi. In esatto. E sono contento che spero che restituisca anche un pochino quello che era
anche l'inutilità di quello che racconto, no? A un certo punto loro si fanno il bagno, poi cominciamo a canticchiare la musica dell'intervallo. Non c'è un'intervista dove l'attore dice al regista ho capito etica, quello che voleva, diciamo, no? Realtà, o io che dico delle cose sul modo. Sì. E devo dire che io sono sorpreso, perché io poi che ho lavorato sempre sull'underplay cinematografico, nella recitazione, invece mi piaceva la musica e la fisicità anche che c'era nello spettacolo, e anche questa voce teatrale che ho scoperto, che anche quella ombra di enfasi, di forza che c'è, anche se noi anche abbiamo il sottotono perché abbiamo usato i microfoni. E mi sembrava una cosa che mi convinceva molto, insomma, mi piaceva molto. A noi ha convinto, Giuseppe. Ti faccio l'ultima domanda, quindi insomma, ti faccio l'ultima domanda. Prima abbiamo parlato del ventennale del film, cosa andrà a cercare Luigi Locascio. Se ti guardi indietro, che effetto ti fa rivedere la tua carriera, il tuo viaggio in prospettiva? Sei pacificato? A me sembra una carriera bella, fortunata, con alcuni magari rimpianti di non aver potuto fare altri film che avrei voluto fare. Ho perso molto tempo, perché io faccio degli errori colossali. Io faccio un film, poi faccio passare del tempo, non riesco a fare qualcosa che non mi convinca. Però penso che ci sia un corpo che mi racconta, che racconta tanti altri corpi, che sono quelli di Lucia, certo, che sono Margherita Bui, che sono Sandra Ceccarelli, Locascio, e mi sembra insomma di avere... Sì, che abbia anche acquisito un senso poi, no? Rivedendo la prospettiva. Sì, di aver dato questo film che ho fatto, l'ultimo, ha un segno che è nella continuità delle mie cose, altri, però con qualcosa di diverso. E mi sembra che tutto sommato faccio sempre un film dove c'è alla fine di tutto, c'è uno che incontra una, no? La trama si può riassumere in questo, però che ha attraversato tante cose, in questo caso dal periodo fascista, nel caso di Luce dei miei occhi è una vicenda un po' melon, un po' dark, un po' noir. Nel caso Ti capita mai di rivedere i tuoi vecchi film? Ecco, troppo... Non è piaciuta la domanda, evidentemente. La riformulerò. Sì, non mi capita. Vai a cercarteli oppure televisione? No. Prima andavo a cercare, anche se facevo, per esempio, non so, l'ultima intervista nel giornalino locale, vediamo cosa è uscito, eccetera. Adesso non ho una grande... Per esempio non conservo le copie, non so niente di che fine hanno fatto, vorrei anche occuparmene un po', i negativi originali dei primi film. Però rivederlo, i primi film, magari qualche lieve imbarazzo me lo procuro. Invece gli ultimi 5-6, compreso il rosso e blu, mi sembra che ci sia un... Che il rosso e blu, tra l'altro, ha compiuto 10 anni da poco, no? Il rosso e blu? Sì. Che avete fatto anche una cosa a Roma, mi sembra, il decennale del rosso e blu, tipo avete fatto una proiezione... Ah, una cosa sì, che l'hanno fatta in un'arena romana. Esatto. Sì, come no, è stato divertente perché c'era anche Silvia D'Amico. Silvia D'Amico, sì, ci siamo divertiti. Abbiamo passato una serata a Torbella Monaca, anche in un bel ristorante. Però siamo qua, no? Come si dice? Siamo qua, si va avanti. Quindi... Tu vai e noi continuiamo a seguirti, però, va bene, Giuseppe? Che dici, Lucia? Lo avete invitato alla serata dei 10 anni. Ci sono delle... Ecco, no, suona il cellulare, che mannaggia. Suona il cellulare, che è Silvia D'Amico che ti corregge. Sta da qualche parte. Esatto. Ecco. Adesso devi rispondere in diretta e dire... Grazie mille, Giuseppe, per essere stato... A posto? Sì, ciao a tutti. Grazie. Grazie Otcorn.